La mia famiglia è proprietaria di questa azienda vitivinicola dal 15 febbraio del 1585. Ogni parente, ogni familiare, ogni avo che si è succeduto nella conduzione di questa azienda, oltre a portare innovazione, tecnologia nuova, ha sempre fatto ampio tesoro di tutta la cultura e le tradizioni che gli avevano passati dai suoi avi. La nostra azienda ha sempre fornito bottiglie di vino alle più importanti corti reali d'Europa, in particolar modo Venezia, Vienna in Austria, perché sono città molto vicine a noi. Siamo nei colli orientali del Friuli, colline nate 50 milioni di anni fa e che rappresentano il nostro patrimonio aziendale. Sono colline uniche in Italia. Solo in un ambiente dal potenziale enologico così alto possono prendere vita le nostre idee di vino. Solo con queste uve e con questo terroir i nostri vini esprimono veramente il potenziale di queste piante. Io, mio padre, mio nonno e tutti i miei antenati, che hanno sempre condotto l'azienda prima di me, abbiamo portato avanti un concetto di creatività italiana. Un lavoro che cerca eleganza, armonia, leggerezza, incisività, tutte quelle qualità tipiche dell'italiano style. Questo vuol dire un'azienda artigianale, un'azienda in cui al centro c'è l'uomo nel lavoro che fa e nel prodotto che crea. Vuol dire in campagna l'uva, vuol dire in cantina la bottiglia di vino. Queste piante affondano le proprie radici nella Ponca, un suolo formato da marne ed arenarie, un elemento unico che conferisce mineralità a queste uve e dai vini che otteniamo da esse. Il nostro lavoro è quello di proporre un vino importante, ottimo, internazionale, che piace in tutto il mondo, che tuttavia si porti dietro la storia della nostra famiglia, la storia di questo territorio. E i mercati ci danno ragione in questo. Vedo nuovi mercati che si aprono in Messico, in Cina, in Russia, Lettonia, tutti mercati molto piacevoli. Siamo in un vigneto che esprime al meglio il nostro concetto di viticoltura. Un vigneto mantenuto secondo quella che era la tradizione di queste zone, secondo quella che era la cultura contadina. Quindi non vite come macchina da produzione, ma vite come organismo vegetale inserito in un contesto naturale, con altri alberi da frutto capaci di offrire anche loro una propria produzione di frutta per il sostentamento delle famiglie contadine. La nostra azienda, in tutti i suoi anni di vita, ha ricevuto molti premi, molti riconoscimenti, nazionali, internazionali, regionali. Ottime recensioni sulle guide. Ma quello che ci dà maggior soddisfazione, maggior piacere, è la presenza di una nostra bottiglia di vino su una tavola importante. La prima che mi ricordo è quella del 69, quando il presidente italiano Saragat offrì un nostro Pinot Grigio in occasione di una cena all'ambasciata di Londra. O quello più recente di un nostro vino che è stato servito per 85 anni di Papa Benedetto XVI.